Bentornati su canale di Access00, bentornati a un nuovo episodio di Kirby e la Terra Perduta, ragazzi, siamo verso la fine, siamo all'accesso all'ardente dominio proibito. Era questo da fare? Ma anche no, l'avevamo già fatto. Qual era il livello da fare? Perché mi ha mandato qui? Qui mi doveva... No, neanche. Dov'è? Dove siamo? Bestia in assemblea, eccolo qui, ma qui si può andare? Attenzione, attenzione. Lo sapevo io che c'era roba nascosta di qua. Era palese proprio. Palese. Bellissima, tesoro morfo auto. Non posso lasciarlo lì, ragazzi, il tesoro morfo auto. E qui non c'è niente? Sto posto non me la dice tutta. Ragazzi, devo farlo. Lo so, iniziamo con i giri di raccolta. Circuito circolare. Ragazzi, un circuito. C'è da fare con la macchina, io non posso resistere. Fate voi, mi dispiace. Volevate vedere il livello? Aspettate, perché prima c'è l'auto. E io, quando ci sono a fare queste cose, io non riesco. Devo farla in tutti i modi. Tipo, magari Ale... Falla. Eh? What? Come? Cioè, già sono morto, tipo. Fammi almeno capire come cavolo devo fare per cercare di sopravvivere in qualche modo. Mamma mia, le derapate! Clamorose tutto. In turbo non si lascia il tasto dell'acceleratore. Non si lascia il tasto del turbo. Mio! Mio! Quasi. 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 Via! Non è finita! Non è detta! Grandissimi! 3.32! No, non è vero. 32 secondi che mancano. Che figata di circuito. Un altro giro, attenzione, altro giro, altra... Aia. Altro giro, altre botte. Attenzione, qui, poi giù. Nel nulla cosmico. Non sapete che non ce la farò mai a farlo perché sono già caduto due volte e poi mi sono incastrata lì. Ah, l'inizio bellissimo. Ma non è detto. Non è detto. Non è detto l'ultima parola, scorciamo. Attenzione, il salto. A 9 secondi 86 ce la può fare. Il nostro Kirby. 9 secondi e 86 ce la possiamo fare. Via Lunghi. Grandi cavolo. Grandissimo Kirby. Taglia il traguardo. Prima posizione. Anche perché era da solo a correre obiettivamente. Che ci poteva essere altro. Potevamo non arrivare. Potevamo obiettivamente non arrivare. Questo era già qualcosa. Effettivamente. Era l'unico modo per perdere. Ma questi sono dettagli. Scusatemi ancora se ho fatto questa missione prima del livello normale. Ma ce l'ho fatta. Era che qui mi ha sbloccato qualcosa. No. Quella zona me la racconta tutta come scontro finale. Devo fare quello, davvero? Bestia in assemblea. E questo è scontro finale contro l'esercito bestiale. Ed è un livello normale, tra l'altro. Quindi non è una boss rush come pensavo. Ne beccassi una ogni tanto. Lo so. Cosa siamo? The Ringed City in Dark Souls 3? Non lo so. Mi butterò? Buttiamoci. Boh. Che gli vuoi dire? Buttiamoci. Che ho fatto? Ah, sto lanciando roba. Cosa? No! Volevo vedere che cosa c'era in quelle scatole, maledizione. Io l'ho visto. Non pensavo scendesse giù tutto. Sembra più. Fa molto Xenoblade Chronicles questa cosa. Queste piattaforme che scendono giù così. Non so se qualcuno di voi l'ha mai giocato Xenoblade. Ma vi giuro, fa tantissimo queste cose. Fa tantissimo quel gioco. Una piattaforma del genere. Wow. Porca miseria, ma qui sono tantissimi. No, no. Cioè, anche meno. E io vi mangio tutti. Yeah. La prepotenza. Magari Ale, mangiare quello potrebbe... Tipo lui! Yes! Yes! Sei finito, Bell. Siete tutti finiti. Sconfiggi tutte le bestie nell'area iniziale. Grazie. Mi fa piacere. Non credevo mi avrebbe dato un Waddledy, quindi mi fa molto piacere sta cosa. Immaginavo che qui sotto ci fosse roba. Di qua non si va. Ok, va bene. Sto cercando di vedere se c'è qualcosa di nascosto. Sicuramente ci sarà e sicuramente me la perderò, ragazzi, perché qui come fai? Cioè, non le vedrai mai. Ah, questi... Sai che sono quei cartelli? Esatto, i 5 poster. Ok, perfetto. Immaginavo che ci fosse qualcosa con i poster. Ma di qua si può passare? No.
Bene averci provato perché si sa mai. Qui, questo? Ah, pensavo fosse un altro poster. E stand di ritira. Non pensavo mi avrebbe colpito da sotto. Ok, devo stare attento perché... Appunto, questo. Ok, volevo prendere lui. Quindi qui stiamo vivi, più o meno. Preso pieno. Benissimo. Benissimo. Stiamo per morire. Ma grande, Ale. Fenomenale. Stai giocando benissimo. È che non riesco a capire bene la distanza... di quelle palle da fuoco dal nostro carrello. Ora, come faccio a tornare giù e rimanere vivo? Ok. Allora... forse devo prima dare un'occhiata a vedere quello che succede intorno a me, dopo fare le cose. Sembra un'ottima idea, Ale, questa. Vai ora, prendi questa, poi torna qui. Ok, e ora via lunghi. Bene. Salta. Ah, fregato. Tra l'altro ci hai ridato un po' di energia. Cioè, ora che ho imparato come fare, che ho capito più o meno come fare, ha finito. Maledetto. Maledetto livello che non sei altro. E di là ci si va? No? E di qua? No. A occhio direi di no. Porca miseria, sono rischiato tantissimo. Ci andiamo anche senza quello addirittura. Bene. Secondo me qui alla fine ci siamo persi qualcosa. Perché me lo sento proprio come se mi fossi perso qualcosa. Cos'è, una balenottera? Bellissimo, intendiamoci, però. Devo stare ben attento qui. Più che altro penso ci voglia l'acqua per uscirne vivo. Mi ricordo che queste cose si rompevano con l'acqua, ma non ho idea di come, di dove. Dov'è? Potrei provare con il fuoco, obiettivamente. Beh, in mancanza d'altro, di alternative, proviamo. Io ricordavo l'acqua, ma... oh, metti caso che va bene anche il fuoco. Che ne so io? No. Dove la trovo l'acqua qui? C'è un po' d'acqua qui in giro? Ah, qui c'è un poster. Ok. Bene averlo visto, comunque non si sa mai. È che io non vedo nessun tipo d'acqua, quindi... se li vado addosso così, niente. Neanche andandogli addosso in questo modo si risolve qualcosa, quindi ok. Mi manca qualche oggetto, la troveremo più avanti forse l'acqua. Non lo so, magari forse dopo devo fare una strada per tornare indietro passandola sopra, tipo. No! Kirby! Volevo togliere di mezzo lui! E allora ho fatto tutto sto casino. Ah, eccola lì l'acqua! Ok, 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 ok. Quindi... calma e sangue freddo. Perché qui dobbiamo sfruttare sta cosa. In pratica dovremmo rifare il livello all'indietro. Cavolo, che figata. Bello. Questo è bello davvero, eh. Porca miseria. Ok, penso di averlo distrutto. Perfetto. Credo di poter... perfetto, rotto anche lui. Non ho capito se quei cosi a terra mi ridanno vita o no. Tolti di mezzo. Penso tutti quanti. Yep. Grandi. Ok, là mi ridà acqua. Quindi no, in teoria ti ridanno semplicemente vita. Cioè, sì, avevo detto giusto. Ti ridanno vita, non ti ridanno acqua. I cosi di latte che trovavamo quando uccidevamo i nemici grossi. Sputacchiosi. Non saprei come chiamarli altrimenti. Per me sono nemici sputacchiosi. Sei finito, bello. No, no, no. Vabbè, direi di poter uscire di qui. Ok. Prendiamoci prima tutti gli oggetti che ci sono intorno, perché potrebbe buttarci fuori da qui.
aver preso questo Waddle Dee. No. Però secondo me ho fatto bene comunque a darci un'occhiata. Ok, procediamo. No, Ale, bravissimo. Sai saltare, incredibile Ale, sei bravo, complimenti. Sei solo alle fine del gioco e sai saltare. I miei complimenti Ale, oh cavolo. Siamo un frigo, cioè siamo... Dovremmo prendere quella evidentemente. Questo si rompe ma non c'è niente. Figata ste cose, eh. Qui sopra c'è roba, dai. Dai che qui sopra c'è roba, dai, dai. Aspettavo il segreto. Ma aspettavo il segreto, vi giuro lì. No, no, che... Oh, com'è qui la storia? Cioè, ui, che è? Ah, barattoli? No! Porca miseria, come... Come funzionano sti cosi? Sì, ho capito, come ci vado di là? Sono... Ci siamo passati, Ale. A fare domande. Come... No, bellissimo. Mamma mia. Mi ha dato gli scudi praticamente per passare di là e rimanere vivo. Che spettacolo sta cosa. Ci prendiamo questo. Spero che non crolli il pavimento e magari riusciamo a tornare indietro. Ok, meno male. Vedo serpentelli. Credo di averli tolti di mezzo già. Però io risparo un'altra volta, che non si sa mai. Poi rompiamo queste. Così almeno possiamo prendere. Perché quella? Perché questo non ci serve più adesso. Ok. Come funziona quella cosa? No, no, no. Che Ale? Non Y, non espelli. Bucamorfosi. Cosa fai? Io credo che di là si vada... Non so qual è la zona che ci farà procedere. Penso l'altra. Mamma mia. Come lo tolgo di mezzo questo? Così. Spettacolare, grandi. Il terzo Waddle Dee. E ora che succede? Dimmi niente perché io devo ancora tornare indietro. Quindi ci possiamo tornare senza la scala? Mi vuoi dire? No, invece mi ci voleva la scala. Guardate, di là. Aspettate, magari prima tolgo di mezzo questo. Aia. Preso pieno. No. Fidati. De Kirby. E io devo arrivare di là. Cos'è questo cibo? Yes. Devo arrivare sulla destra. E per arrivare... c'è anche uno di quei... Manifesti. Di quei poster. Aspettate che lo togliamo di mezzo prima, allora... Ok, bene. Tolto di mezzo anche lui. E... Ma questo lo posso rompere? Bucamorfosi. Non riuscirò mai a capire come funziona sto coso. Ma va bene. Espelli. What? Quindi là si prosegue. Ci proviamo a venire con le scale magari qui? Che dite? Funzionerà? Non ne ho la benché minima idea, ma voglio provare. Siamo qui. Mi sembra giusto almeno tentare. Ah, no, non ci si può proprio andare. Ah, ok, ok, va bene, va bene, va bene. Non ci si può proprio andare di qua con la scala, va bene. Mi sembrava proprio un posto da rompere con la scala. Invece il gioco ha detto no. Ti sembrava, ma non è così. Fidati, Ale, vai avanti. Non è quello che devi fare. Tra l'altro livello lunghissimo per ora questo, eh. Veramente bello lungo. Come da non succedeva da un bel po' di tempo, obiettivamente, una lunghezza del genere di livello. Io credo di avere il potenziamento giusto qui per morire. No, davvero. Per cercare di sopravvivere, presumo che ce la faremo se sto qui. Perché vedo che c'è nel centro un coccodrillo, ma se sto basso non penso mi dia fastidio lui. Che tra l'altro sembra meccanico, non sembra vivente. No, Kirby!
come lo... Ma mi posso far mangiare? Non credo. Ci riprovo, aspettate. Ok, mi ha preso. Mi sputi? Sì, ma ha sputato, ma malissimo. Pensavo mi lanciasse in alto. Mi sono fatto prendere per quello. Ho detto, forse facendoci prendere, lui mi sputa lassù in alto e riesco a prendere quel Waddle Dee volante. Evidentemente invece no. Evidentemente è una cosa che devo fare più avanti. Qui Ale, stai semplicemente attento a dove vai. Segui un po' le monetine. Magari non troppo, perché sennò il coccodrillo te magna. Le volevo prendere tutte, onestamente, ste monetine, se possibile. Guardate voi. Io ti prendo di qua, sai. Ok. E potrebbe potrebbero sbloccare qualcosa, capite, queste monetine. Oh, anche meno. Prendendole tutte. Quindi... la mia idea era provarci almeno a prenderle tutte. Quello non c'era prima. Due. Dai. Ok, non ha sbloccato niente. Maledetto marrano. Mamma mia, se ho rischiato. Ok, 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 calma, calma. Ale, che cosa sta succedendo ora di qua? Sì, l'ho visto, ma come c'ho... Ho visto che c'è là, ma come lo prendo? Ok, tolto di mezzo anche questo. Siamo a 4 poster su 5. Spero di non averne dimenticato uno, perché mi dispiacerebbe molto se l'avessi fatto. Ora cerchiamo di passare di qua. L'idea era questa, ma non è andata benissimo. Cerchiamo di andargli dietro. È che non so come frenare. Non riesco a frenare. Via. E ora qui. Ah, possiamo togliergli di mezzo. Ah, mica ci avevo pensato io che potessi togliergli di mezzo con la barchetta. No, magari c'era un Waddle Dee collegato. Speriamo di no. Non si può andare con questo, perché mi piace a me tenere questo potenziamento. Onestamente, mi piace molto. What? No, aspettate. Come? Fermi un po'. Fermi un po'. Di qua io ci arrivo. È troppo lontano forse, però devo provarci. Devo provarci, è più forte di me, ragazzi. Ci devo provare. No, no, no! Fermo Kirby! Ho il potenziamento giusto per arrivarci. Se uso questo, forse ce la facciamo. Devo usare questo almeno una volta, poi ritorniamo su. Forse ce la facciamo con questo potenziamento. Se non ce la facciamo con questo, significa che non si può fare. Ma con questo potrebbe essere fattibile. E invece no. Ok, niente. No, 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 allora andiamo. Quella cosa lassù non me la racconta giusta, eh. C'era qualcosa. Secondo me c'è qualcosa. O me la son persa, o forse non ci si poteva andare solamente per farti morire all'uscita. Per farti prendere un botto di danno, per la verità. Tanto, a proposito del botto di danno, io checkpoint qui, ma sto per rimanerci, tecnicamente. Devo stare ben attento. Perché qui rischiamo, anche perché le lame boomerang mi fregano sempre. Io non le so usare, ma loro sanno usarle benissimo su di me. Il problema grosso è quello. Poccomorfosi. Perché dovrei diventare un... Ah, il deltaplanino. Ah, no, i comandi invertiti, Ale, occhio. Ale, i comandi invertiti. In su si va su, non è come il... un aereo vero. Ok, cerchiamo di fare le cose nel peggior modo possibile. Possibilmente. Non credo che vedrò mai un eventuale... qualsiasi cosa. Lì c'era. Porca miseria, ho visto. Mi sembrava di aver visto un poster. Spero che possa tornare indietro e mi faccia rifare il livello, perché io vi giuro ho visto un poster. L'ho proprio visto. Era sulla destra. Rimaneva sulla destra. Se me lo fa rifare lo rifarò. Altrimenti vabbè, è andata così. No, no, no. Meno male avevo ripreso la vita, perché altrimenti ci avrebbe seccato praticamente sto coso.
Ok, allora i Wanted li abbiamo presi, li abbiamo presi tutti e 5. Ma c'era un po'... Io l'ho visto il poster. Giuro che l'ho visto. Dimmi che me lo fa rifare. Ma miseria! No! Sì, ok, l'ho visto. Me lo fa rifare. Credo. Riprova. Ci vediamo al poster, sempre se c'è. Vuoi riprovare dall'inizio la parte con il morfo arco? I progressi nella missione e gli oggetti raccolti non verranno salvati. No, 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 fe. No. Speravo salvasse. No, così no. Ma se mettete in pausa vedrete che c'era. Vedrete che c'era un poster. Sono abbastanza certo. Cos'è che devo fare qui, scusa? Qui ci vorrebbe un cono, qualcosa del genere. Ma io mica ce l'ho per arrivare di là. No, no, figliacco! Ok, ottimo. Bellissimo le tartarughe. Ah no, eccolo lì il poster. Eccolo lì il poster. Allora ho fatto bene. Ho fatto bene. Ah, ho fatto bene a non rifarlo. Sì, grandi! Fatta, vinto! Yes! Grandissimi! No! Link! Lo sapevo che l'avrei chiamato Link! Vai! Ed ecco qui questo. Ok, allora, bisogna tornare indietro. Rompiamo lei. Magari nasconde qualcosa. Nasconde un bel po' di cosette, per la verità. Cibo e... un collezionabile. Ottimo. Poi lunghi. Poi via! Togliamo di mezzo lui! No, te non devi esistere. Non ti voglio intorno. Prima rompiamo questi due. Ah, sapevo che ci avrebbe dato altro cibo. Grandi, cavolo. Poi, voliamo. Che bel livello questo. Porca miseria. Che... come... cioè, non ho capito. Ah, ok, bastava stare sopra. Perfetto. Benissimo. Mi sembra giusto, no? Io devo sempre cercare di andare troppo avanti e poi va a finire che faccio un casino e basta. Mi sembra più che giusto. C'è niente qui da prendere che non si sa mai. Questo sta affondando? Sembra di no. Ok, finiamola col cono. Guardate lì. Il cono, il simbolo di questo livello, praticamente. Grandissimi, yes! Abbiamo fatto un botto di roba, abbiamo fatto. Che cos'era quello? Evita di cadere nella lava usando il morfocono. Se stavo fermo facevamo tutto alla prima. Se non mi lanciavo io da solo, facevamo tutto alla prima. Cavolo! Mi odio tantissimo, Waddledy. I simpatici abitanti del pianeta Pop sono giunti nel nuovo mondo prima di Kirby. Delle bestie feroci hanno però cominciato a catturarli e a rubare il loro cibo prezioso. Tuttavia, con l'aiuto di Kirby, i Waddledy riescono a ricostruire la città e a iniziare una nuova vita. Ok. Sembrava averlo già letto, onestamente. Bomba! Attenzione, attenzione! Abilità che provoca un'esplosione fortissima. E pensa che può essere ancora più potente se tieni premuto il pulsante. Azione a 360 gradi. Ve lo ricordate? L'abbiamo provata qualche episodio fa, questa. Figata. Tubo. Sono soddisfazioni anche i tubi. Sia mai. Certo che lo sono. Soddisfazioni estreme. Peccato, mi dispiace solo di non aver fatto tutto alla prima, perché ci siamo andati veramente, veramente vicinissimi. Ma proprio di un pelo non ce l'abbiamo fatta. È stata veramente una sfiga questa. Tra l'altro, io non ho trovato progetti. Boh. Peccato. Credo di aver aperto comunque la zona per il boss finale. Sempre se è un boss finale, mica lo so. Udienza dal re. Ma aspetto sia un boss finale, ma... i Waddledy ti hanno aiutato ad aprire il cancello che ti impediva di proseguire. Accedi al livello e sfida il boss che difende il territorio. Ok, questi livelli per ora non mi servono perché non ho più progetti io al momento, se non ricordo male sempre. Ma non ho più progetti, quindi inutile andarci adesso a fare questi cosi. Questi livelli che sono alquanto inutili. Qui non mi ha sbloccato nulla ancora. Che strano. Ok, va bene. Quindi per questo episodio direi di salutarci qui. Nel prossimo faremo udienza dal re. Curioso di vedere che cosa ci sarà, cosa ci aspetterà. Vi ricordo, se vi va, di lasciare un bel like al video, se il video vi è piaciuto, di condividerlo sui vostri social, ovviamente se vi va, se vi fa piacere, così mi date una mano a crescere come canale. E noi ci vediamo alla prossima.